Ok, mi rivolgo ai lettori di Tex per presentarvi una nostra iniziativa estiva, che è questa, ed è la ristampa, anzi la riedizione, quindi sono dei cambiamenti, seppur minimi, di testo, di immagini e anche un'interessante galleria di disegni preparatori, la riedizione del famoso Texone, il magnifico fuorilegge, che uscì nel 2017 ed è scritto da me e disegnato, naturalmente, come sapete, da Stefano Andreucci. Perché l'abbiamo riedito in questo formato? Semplicemente perché il Texone Magnifico Fuorilegge fu effettivamente l'origine della nuova serie Tex Willer, che spero molti di voi stiano leggendo, che ci dà in questo momento grandi soddisfazioni. È la prima storia di Tex Willer, della serie Tex Willer, quindi ci sembrava giusto, è sembrato giusto a me perché l'idea l'ho avuta io, quindi date la colpa a me se non vi va, di presentare questa storia in tre puntate nel formato di Tex Willer, in modo che quei lettori, e sono molti, che si sono accostati a Tex leggendo Tex Willer per la prima volta, la possano leggere e apprezzare, spero, anche perché è esaurita, è andata esaurita da molto tempo. Quindi, come vedete, questo è il primo numero, con questa bella copertina di Dotti, perché anche Dotti è anche il copertinista di questa miniserie. Questo sarà il secondo numero, abbiamo già una prova di copertina, abbiamo anche la copertina della terza parte, è una miniserie in tre parti, quindi in tre parti voi avrete la possibilità di leggere la prima storia del giovane Tex Willer fuorilegge, chiaramente legata a quello che è successo prima, che già abbiamo raccontato in una recente storia di Brindisi nella serie regolare di Tex Willer, e quindi avrete la possibilità di avere l'intera collezione completa con questi tre numeri. Che posso dire? Buona lettura, la mascherina gialla è dovuta al fatto che questa serie ha la copertina gialla e che qui alla Bonelli ancora stiamo attenti alla variante Delta, quindi speriamo poter presto andare in Arizona a cavallo senza queste mascherine. Vi ringrazio e vi saluto.